Salve a tutti e bentornati ad un nuovo unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi andremo ad analizzare, grazie ad HyperX per l'invio del prodotto, la nuovissima tastiera da gaming di tipo meccanico con illuminazione RGB per singolo tasto, HyperX Alloy Origin 60. La famiglia Alloy Origins quindi si allarga e si va ad allargare con un nuovo modello che è esclusivamente orientato al videogiocatore, grazie al suo formato ultracompatto del 60%. In commercio, molti di voi sapranno che esistono altri modelli simili, con caratteristiche altrettanto simili, come la ACKO, come la Anne Pro 2, come la nuova Corsair K60, come la famosissima Ducky One e così via. Partendo dalla confezione, troviamo una confezione classica con una grafica, per quanto riguarda il contrasto di colori aggiornata. Troviamo una colorazione bianca e rossa un po' più chiara, ma sempre a ricordare, la, serie gaming HyperX come brand. Troviamo un'immagine illustrativa della tastiera con illuminazione RGB attiva, il brand, modello, una piccola descrizione del formato della tastiera 60%, adozione di tasti con trattamento double shot per assicurare massima durata e qualità del singolo caps, la compatibilità con illuminazione RGB, software Ingenuity di HyperX. L'adozione esclusivamente dei switch meccanici HyperX Red che sono di tipo lineare, il layout di digitazione è inglese e la compatibilità è data con il computer PS4 Xbox One. Inoltre la garanzia è di 2 anni. Nel retro della confezione troviamo delle principali caratteristiche e troviamo anche ulteriori immagini illustrative che illustrano un po' le principali caratteristiche della tastiera stessa, che sono i tasti in double shot, PBT double shot, dei piedini con diciamo 3 posizioni complessive, angolazioni di regolazione, un frame totalmente in alluminio, un estrattore per i singoli caps per la rimozione e troviamo qui quello che contiene il bundle, insomma, la confezione. All'interno troveremo dunque classico cartoncino con link per eventuali problemi con il prodotto, una sorta di start guide. A seguire troviamo l'estrattore in plastica per la rimozione, per la pulizia della tastiera un po' più approfondita. Troviamo il cavo rivestito in treccia di tessuto con connettore USB Type-C da un lato per la tastiera, USB Type-A classico per il collegamento al computer. È un cavo, come possiamo vedere, removibile, quindi possiamo trasportare la tastiera con estrema facilità. Ed infine troviamo la tastiera che è la nuova HyperX Alloy Origin 60%. Abbiamo già installato i due tasti diciamo, che vengono forniti nel bundle, che sono la barra spaziatrice con un motivo molto aggressivo e particolare e il tasto ESC con il logo HyperX. Come possiamo osservare, il design riprende un po' quello classico e generale della serie Alloy Origins di HyperX, colorazione Total Black, formato è un 60%, quindi non abbiamo tasti funzione nella parte superiore, non abbiamo un tastino numerico nella parte di destra e il formato è ultracompatto per ottimizzare spazi e ingombri che molto spesso i videogiocatori ricercano come punto fondamentale per le proprie sessioni di gaming. Dando uno sguardo più da vicino, possiamo osservare come molti tasti abbiano una duplice funzione. Troviamo dei tasti multimediali, tasti per la regolazione degli effetti dell'illuminazione RGB e altri tasti che di solito troviamo dedicati nella zona interessata. Ovviamente per attivarli dovremmo premere il tasto Fn più quello in combinazione interessato. Il frame, come possiamo osservare, è totalmente in alluminio. La tastiera infatti si sente che è molto robusta e resistente. Nel retro della stessa possiamo osservare un classico adesivo con varie informazioni, certificazioni e quant'altro, il logo HyperX serigrafato, inciso precisamente sulla scocca, che è appunto in alluminio, con una finitura liscia, e
e una verniciatura colorazione nera. Troviamo nella parte superiore laterale ingresso per il connettore USB Type-C. Tornando nella parte inferiore troviamo gli inserti dei piedini nei posti agli angoli e troviamo anche i piedini in plastica che, come vi dicevamo, abbiamo possibilità di aprire e diciamo regolare la tastiera con un'angolazione in tre modi: il primo, il secondo o ovviamente appunto senza l'utilizzo dei piedini in plastica. Come dicevamo, l'HyperX Alloy Origins 60 adotta esclusivamente dei switch meccanici HyperX Red che sono di tipo lineare. Facciamo sentire un po' la digitazione sulla tastiera. E adesso vi mostriamo anche lo switch nel dettaglio. Andiamo a rimuovere il caps dell'ESC. Come possiamo osservare, è una struttura completamente trasparente con un LED dedicato nella parte superiore. E insomma, lo switch è classico, come abbiamo già visto anche in altri modelli Alloy Origins. Diamo uno sguardo anche a questa barra spaziatrice, davvero molto bella e particolare, soprattutto quando verrà messa in funzione e illuminata la tastiera. Per il momento non abbiamo altro da dirvi, andiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, che trovate come sempre giù in descrizione, che vi invitiamo a cliccare e a leggere, dove troverete ovviamente informazioni dettagliate, immagini dettagliate, test, conclusioni e tutto ciò che riguarda questo nuovo prodotto di HyperX. Con questo è davvero tutto, vi salutiamo, al prossimo video unboxing, ciao!